Alleluia, Dio ci guiderà ancora questa sera, rifletteremo qualcosa della sua parola. Gloria a Dio perché la sua parola è vita. Amen. La parola di Dio è vivente ed efficace. Non importa quale sia lo strumento che parlerà, perché non è l'uomo, è lo Spirito Santo. Ovviamente l'uomo deve stare in comunione con Dio. Perché un uomo carnale cosa può dire? Non può parlare la parola del Signore. Uno strumento che non è santificato, cioè che non è consacrato a Dio, non può parlare con la guida dello Spirito Santo. Allora noi sappiamo che tutto viene da Dio, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Amen? Che è l'ubbidienza, la sottomissione, umiliarci nella presenza di Dio, alleluia, mettere nelle mani di Dio tutta la nostra vita, per essere strumenti consacrati e santificati e purificati, strumenti che lo Spirito Santo può usare secondo la sua volontà. Alleluia! Noi vogliamo che sia la volontà di Dio a guidare la nostra vita. Perché nella volontà di Dio cosa c'è? C'è pace, c'è vittoria. Amen? C'è potenza. Fuori dalla volontà di Dio c'è morte, oscurità, confusione, inganno, ma nella volontà di Dio c'è benedizione. Amen. Perciò noi vogliamo sottometterci alla volontà di Dio, farci guidare dallo Spirito di Dio nella volontà di Dio e parlare in accordo alla volontà di Dio. Amen. Che il Signore ci guidi ancora per la sua gloria e per edificare ognuno di noi. Possiamo aprire nel primo libro di Samuele. Amen. È un periodo che Dio mi sta chiamando a leggere più profondamente, più attentamente questo libro meraviglioso che ha tanti insegnamenti per la nostra vita. Amen. Leggiamo dal capitolo, gloria a Dio, 3 al versetto 19. Gloria al Signore. Alleluia. Primo Samuele 3, versetto 19. Gloria a Dio. Alleluia. Amen. Ce l'abbiamo tutti. Gloria al Signore. Amen. Versetto 19 dice così. Samuele intanto cresceva e l'Eterno, Dio il Signore, era con lui. Amen. E non lasciò cadere a terra alcuna delle sue parole. Gloria a Dio. Tutto Israele, da Dan fino a Berseba, seppe che Samuele, alleluia, era stato costituito profeta dall'Eterno. Alleluia. L'Eterno continuò ad apparire a Shilo, perché a Shilo l'Eterno si rivelava a Samuele mediante la sua parola. Amen. Perché Dio si rivela a noi mediante la sua parola. Vogliamo pregare per la parola. Padre onnipotente, Dio della grazia, Dio della misericordia. Oh Signore, siamo qui per la tua misericordia. Signore, guidaci ancora questa sera. Signore, che dalla mia bocca escano parole unte dallo Spirito Santo. Nel nome di Gesù. Alleluia, parla, Signore, col tuo Spirito. Che sia lo Spirito Santo a guidarci. Io lascio da parte, Signore, ogni pensiero carnale, ogni pensiero umano, ogni cosa di questa terra. Lascio da parte, Signore, affinché sia tu, Padre Santo, a parlare secondo la tua volontà. Parla a ogni cuore, a ogni anima che è qui. Apri i cuori, togli la distrazione, togli il dubbio, togli i pensieri mondani. Alleluia, i pensieri carnali via nel nome del Signore, che tu possa parlare in un modo chiaro, diretto, Signore, perché tu ti vuoi rivelare a noi per mezzo della tua parola, Signore. Gloria a te, vuoi insegnarci, vuoi istruirci sulla tua santa e perfetta volontà. Signore, io mi umilio nella tua presenza, che Cristo sia glorificato per mezzo della tua parola in ogni cuore, Signore. Nel nome di Gesù, fortifica ogni cuore, Signore, per la tua gloria. Nel nome di Gesù.
Amen. E amen. Gloria a Dio per questa parola. Carissimi nel Signore, amen. Amen. È una parola preziosa questa, una parola particolare che ci parla qualcosa riguardo alla vita di Samuele. Noi vogliamo vedere questa parola con gli occhi spirituali e capire che quel Samuele sei tu questa sera. Alleluia. Quel Samuele sei tu, sorella, tu bambina, tu e io siamo il Samuele che Dio ha scelto, che Dio ha chiamato, gloria a Dio. Alleluia. La storia di Samuele fu una storia miracolosa. Alleluia. Fu una storia nata da un miracolo di Dio. La mamma di Samuele era una donna sterile, era una donna che non poteva avere figli, era una donna sofferente che viveva in una situazione difficile di sofferenza. Immaginate voi una donna che non può avere figli, non è una cosa bella, è una sofferenza, è un peso. E soprattutto in quell'epoca, ai tempi che stiamo leggendo la storia, in quel periodo, essere sterili il popolo considerava una donna maledetta, secondo il pensiero di quell'epoca. Ogni donna che era sterile era maledetta, non produceva frutto, era sterile, non poteva avere figli. E Anna viveva in quella situazione, in quella condizione di difficoltà. Perciò Anna soffriva nella sua vita personale, nella sua famiglia soffriva. E poi anche la nazione di Israele era in apostasia. Allora, vogliamo dire brevemente cosa significa l'apostasia. L'apostasia significa allontanarsi dalla vera fede. Quando un credente abbandona il Signore, abbandona la retta via, la via stretta, per ritornare alla via larga del mondo, quella è apostasia. E come fu allora ai tempi di Anna, la mamma di Samuele, che come abbiamo detto Samuele è nato per un'opera miracolosa di Dio. Samuele è nato in un modo soprannaturale. Samuele è stato direttamente scelto da Dio. Alleluia. Alleluia. Così come tu e io. Amen. La nostra nuova vita in Cristo, la nostra nuova vita in Cristo è il frutto di un miracolo. Amen. La tua nuova vita che hai in Gesù Cristo è il frutto di un grande miracolo di Dio, della misericordia di Dio, perché Dio ti ha scelto affinché tu in questi ultimi tempi sia un messaggero dell'Eterno, un profeta di Dio in questa terra. Gloria a Dio, noi siamo qui per essere messaggeri di Gesù Cristo, ambasciatori di Gesù Cristo, in mezzo a un mondo che è nella confusione, nel caos, potremmo dire, e anche in mezzo alla Chiesa del Signore è entrata l'apostasia. Come ai tempi in cui viveva il profeta Samuele, erano tempi di apostasia, perché i sacerdoti del Tempio, fratelli e sorelle, erano corrotti. I sacerdoti del Tempio dormivano, erano uomini carnali, non facevano l'opera di Dio, pensavano solo al loro ventre e al loro stomaco, ai loro interessi, ai loro piaceri. Dice la scrittura che il sacerdote Eli, che era il sacerdote incaricato del tabernacolo di Dio in quell'epoca, quando Anna pregò il Signore, il sacerdote era lì seduto, comodo, nel suo solito posto. Aveva perso il contatto con Dio, aveva perso la visione spirituale, aveva perso il discernimento, non capiva più le cose dello Spirito, non ascoltava più la voce dello Spirito. La scrittura dice che Anna entrò, amen, vi ricordate questa storia meravigliosa? Anna entrò nel tabernacolo di Dio e Anna fu spinta dalla sua fede, amen, a pregare Dio, perché voleva cambiare la sua situazione. Anna era sterile, soffriva, era in mezzo alla confusione,
al caos che regnava in Israele, ma lì diceva nel suo cuore: io so che il mio Dio cambierà la mia vita, io so che il mio Dio cambierà la mia situazione. Io adesso sono sterile, ma io credo che il mio Dio può fare ogni cosa. E Anna non si arrese, Anna entrò nel tabernacolo di Dio guidata dalla fede, sostenuta dalla fede, dallo Spirito Santo, ma il sacerdote era lì che dormiva. Guardate un po' che immagine, cari e care nel Signore, questa è l'immagine dei tempi difficili che noi stiamo vivendo. Da una parte ci sono credenti come Anna, che vogliono il risveglio, alleluia, che vogliono il cambiamento. Anna voleva il cambiamento, voleva vedere un figlio. Da una parte ci sono i credenti che vogliono queste cose, vogliono il cambiamento, vogliono vedere figli spirituali. Amen. Vuoi vedere figli spirituali? O ti accontenti solo di venire così in chiesa la domenica? Noi dobbiamo desiderare di vedere delle nuove nascite. Alleluia. Perché la chiesa del Signore non può essere sterile. Basta con la sterilità nella nostra vita. Io lo dico per basta con la sterilità nella mia vita, fuori nel nome di Gesù. Io voglio vedere frutti, voglio vedere figli, alleluia, conversioni, nuove nascite, perché se sono qui è con uno scopo da parte di Dio. Amen. Noi non possiamo stare seduti negli angoli delle chiese. Il sacerdote Eli era seduto vicino alla colonna del tempio, lì bello comodo, sdraiato, parcheggiato nel suo angolo preferito. Oggi vi voglio dire questo: ci sono credenti che hanno il loro parcheggio nella chiesa, hanno il loro posto privato nella chiesa. Non è così, fratelli. Noi dobbiamo essere credenti in movimento. Amen. Con la forza dello Spirito Santo, perché solo Lui che ci dà la forza. Io vi posso testimoniare questo per la gloria di Dio, che quando io mi adagio e inizio così a diventare comodo, seduto, mi indebolisco, perdo la forza, mi sento triste, ma quando mi lascio guidare dallo Spirito, alleluia, e vado a fare la volontà del Signore, amen, il Signore mi dà una grande forza, mi dà una grande gioia, mi dà una grande, oh alleluia, benedizione, perché c'è una grande benedizione quando noi serviamo il Signore. Perciò se tu sei disposta o disposto a servire il Signore e desideri il cambiamento, vedrai i frutti nella tua vita, vedrai il cambiamento nella tua vita, vedrai che Dio farà miracoli nella tua vita. Gloria a Dio. Io lo credo perché la parola del Signore, e in questi ultimi tempi Dio vuole fare cose grandi. Amen. Noi dobbiamo credere, perché il nostro Dio è grande, non è un Dio piccolo, è un Dio grande, è il Dio dell'universo, è il Dio del cielo, della terra, è l'onnipotente. Alleluia. E noi dobbiamo vedere la sua gloria. Ma noi dobbiamo desiderare di vedere la sua gloria. Amen. Non basta solo dire io voglio vedere. Desideri vedere la sua gloria? Noi dobbiamo desiderare vedere la sua gloria. Il salmista nel Salmo 27, alleluia, versetto 4 dice: una cosa ho chiesto al Signore. Amen. Una cosa ho chiesto al Signore e quella cerco. Amen. Amen. Di stare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Tutti i giorni, gloria al Signore, della mia vita, per vedere la bellezza del Signore. Alleluia. E conoscere il suo santo tempio e ammirare il suo santo tempio. Il salmista diceva: io ho chiesto una cosa al Signore, ma poi ho cercato, quella ho cercato. Noi dobbiamo pregare, fratelli e sorelle, ma non ci dobbiamo fermare lì. Dobbiamo cercare,
dobbiamo fare anche, amen, la nostra parte. C'è una parte nostra da fare. Gloria a Dio. Dobbiamo avere il desiderio di cambiare la nostra vita, di vedere un cambiamento nella nostra casa, nella nostra famiglia. Anna desiderò vedere un cambiamento nella sua vita, nella sua casa. Amen. Nella sua famiglia. Lei desiderava ardentemente un figlio. E lei entrò e pregò il Signore. Amen. Anche se il sacerdote non capiva, il sacerdote di quell'epoca era un uomo carnale. Non capiva. Quella donna si umiliò, pregava, si inginocchiò davanti alla presenza di Dio. E dice la Bibbia che la sua anima piangeva, pregava dentro di sé, non diceva nulla, ma pregava, muoveva solo le labbra. E il sacerdote, che non capiva, non aveva più la luce dello Spirito Santo, disse: fino a quando sarai ubriaca donna? Non capiva che quella donna stava pregando. Vedete, non capiva che quella donna era nella presenza di Dio. Non capiva che quella donna si stava umiliando ai piedi del Signore. Non capiva, perché l'uomo carnale non può capire le cose dello Spirito. L'uomo carnale, che ha perso la visione dello Spirito Santo, non può capire le cose spirituali. Ti dicono pazzo, ti dicono fanatico, ti dicono esagerato, ti dicono di tutto, ma sono loro che non capiscono, perché si sono lasciati travolgere dall'apostasia. Come ho detto prima, l'apostasia è allontanarsi dalla vera fede in Gesù Cristo, perché oggi tutti dicono di credere. Tanti dicono: io credo, io sono evangelico, io sono di questo, sono dell'altro. Ma Gesù non guarda queste cose. Gesù guarda la vera fede nel cuore. Amen. Gesù guarda la vera fede. Gesù guarda se tu hai un cuore puro, se tu preghi, se tu lo cerchi, se tu desideri fare la sua volontà, non solo parole, ma se noi desideriamo fare la sua volontà. Questo guarda il Signore, questo vede il Signore. Alleluia. Gesù disse: quando il Figlio di Dio ritornerà, troverà la fede sulla terra? Sono ultimi tempi, fratelli e sorelle, tempi di apostasia, tempi in cui molti si stanno lasciando prendere dalle cose del mondo, dagli affanni del mondo, dal materialismo, dal conformismo, dal materialismo. Tanti stanno perdendo quello zelo, quel fuoco. Tanti si stanno raffreddando, stanno perdendo l'amore. Che Dio ci protegga e ci faccia avere un cuore pieno, alleluia, del fuoco dell'amore dello Spirito Santo. Alleluia. Dice la scrittura che Samuele cresceva. Amen. Stai crescendo nella presenza del Signore? Tu che sei un Samuele dei tempi che stiamo vivendo, tu sei un Samuele degli ultimi tempi, Noi siamo figli di Dio come Samuele. O tu sei come Eli, il sacerdote che dormiva? Chi sei tu, Samuele o Eli? Gloria a Dio. Noi siamo dei Samueli nella presenza di Dio. E Dio chiamò Samuele per farlo essere il sacerdote e il profeta di Dio in mezzo all'apostasia. Alleluia. Tu devi essere una testimonianza in mezzo alle tenebre. Amen. Tu devi essere un esempio per la gloria di Dio in mezzo all'apostasia. In mezzo alla confusione tu devi essere un uomo guidato da Dio e che può aiutare gli altri che si stanno perdendo, fratelli. Questo è il compito che Dio ci ha dato. Amen. Noi non vogliamo essere come Eli, e ancora peggio i figli di Eli. I figli di Eli erano uomini perversi, dice la scrittura.
non conoscevano il Signore, eppure erano sacerdoti. Fratelli, avevano il loro abito, la loro tunica, praticavano tutti i riti, le cerimonie del Tempio, ma non conoscevano l'Eterno. Quanti cristiani cosiddetti evangelici, anche pastori, non conoscono l'Eterno, non vivono in contatto con l'Eterno, non ubbidiscono all'Eterno, alleluia, non seguono la volontà dell'Eterno, hanno solo un'apparenza della pietà, come dice la scrittura, hanno solo un abito, una bella cravatta, un bel titolo, si fanno chiamare pastori, profeti, apostoli, ma non conoscono l'Eterno. Stanno vivendo nella carne, nella mondanità, nel materialismo. Questo è quello che sta succedendo, l'abbiamo visto ieri. Abbiamo visto ieri quel documentario. È una realtà, fratelli e sorelle. Quante cose perverse, corrotte, si stanno vedendo nella casa di Dio, nel tempio di Dio. Superficialità, immoralità, mancanza di amore, mancanza di preghiera. E tutto questo è il risultato quando gli uomini non vivono in comunione con lo Spirito Santo. Quando noi non viviamo in comunione con lo Spirito Santo, cadiamo nella carne, fratelli e sorelle. Cadiamo nella carnalità, nella debolezza, nella freddezza. Ma Dio ci ha chiamato a essere uomini spirituali. Amen. Amen. Gloria a Dio. Veri servi del Signore. Oh, alleluia. Samuele cresceva in mezzo all'apostasia, in mezzo al declino spirituale, in mezzo alla menzogna. Ma Samuele cresceva. Alleluia. Samuele cresceva perché Samuele stava davanti alla presenza di Dio. Samuele ascoltava la voce di Dio, ascoltava, iniziò a capire. Amen. Samuele iniziò a capire, fin da piccolo, lui iniziò a capire che lui doveva essere differente a quei vecchi sacerdoti. Gloria a Dio. Amen. Che sono convinto che anche la mamma di Samuele gli ha detto: guarda che io ho pregato per te. Alleluia, perché la mamma, fratelli, anche io che sono papà adesso, abbiamo una grande responsabilità. Non tacere davanti al peccato dei tuoi figli, non tacere davanti alla carnalità dei tuoi figli, li dobbiamo esortare nell'amore di Gesù Cristo. Dobbiamo anche lì prendere autorità, non solo contro il diavolo, ma anche contro la carnalità della nostra stessa casa. Perché io lo dico per esperienza, nella nostra stessa casa abbiamo delle lotte, eh? Abbiamo delle lotte, fratelli e sorelle, nella nostra stessa casa abbiamo delle lotte, delle battaglie spirituali. A volte i figli si ribellano, non vogliono seguire l'Eterno, ma noi con l'aiuto di Dio, con la sapienza, con l'intelligenza, li dobbiamo esortare. Amen. Con l'amore di Dio, nel nome di Gesù. Sono certo che Anna parlava col suo figlio, gli diceva: guarda Samuele, tu non devi essere come quei sacerdoti carnali, tu non devi essere come Eli. Guarda, quando tu ancora non eri nato, sono certo che la mamma di Samuele gli diceva queste cose: guarda che quando tu non eri ancora nato, io sono entrata a pregare, ma il sacerdote mi ha detto che ero ubriaca. Tu non devi seguire l'esempio di quell'uomo. Io ho pregato per te, Samuele. Io ho chiesto al Signore di darmi un figlio. E io ho detto al Signore: Signore, se tu mi dai un figlio, lo dedicherò a te, Signore, tutti i giorni della mia vita. Samuele, fin da piccolo, sapeva che era un uomo scelto e benedetto da Dio. Amen. E Samuele è cresciuto nel timore di Dio, nella presenza di Dio, è cresciuto nel tempio di Dio. E qui c'è un altro grande insegnamento. Samuele, pur trovandosi in mezzo, amen, a una situazione corrotta e peccaminosa, non si è fatto contagiare.
Amen. Oggi molti trovano scuse, ma che nel lavoro sono tutti così, ma a casa mia sono tutti così, ma sai, dove io abito sono tutti così. Non è vero! Colui che è con te è più grande del mondo. Gloria a Dio! Colui che vive in noi è più potente del mondo. Alleluia! Colui che vive in noi, che è Cristo Gesù, lo Spirito Santo, è più forte di tutte le legioni, di demoni, di spiriti maligni. Colui che vive in noi ci dà la vittoria. È in grado di darti la piena vittoria. Non ci sono scuse. Noi dobbiamo essere umili, amen, attaccati a Lui, confidare in Lui, alleluia, aggrapparci alla sua grande potenza. Alleluia. Samuele sapeva che era stato scelto da Dio. Tu lo sai questo? Tu e io lo sappiamo, abbiamo la consapevolezza che siamo stati scelti da Dio, amen? Che siamo il frutto di un miracolo, fratelli, e anche sicuramente il frutto della preghiera di qualcuno. C'è qualcuno che ha pregato per te, perché Gesù ti illuminasse, ti salvasse, ti guarisse, ti facesse ritornare nella sua presenza, nella sua casa. Qualcuno ha pregato per te. Amen. Gloria a Dio, soprattutto colui che è seduto alla destra del Padre. Gesù Cristo è seduto alla destra del Padre e intercede per noi. Alleluia! Gesù ha pagato un prezzo di dolore su quella croce e lui non vuole che nessuno dei suoi piccoli figli e delle sue piccole figlie, nessuno si perda. Amen. Lui intercede per noi, gloria al suo nome, lui prega per noi. Perciò noi dobbiamo avere ben chiaro questo, fratelli e sorelle, che lui ci ha chiamato, amen, per essere dei veri figli, dei veri servi di Dio, dei messaggeri del Signore, in mezzo a questi tempi di apostasia, di caos, di declino spirituale. Quanta superficialità che si vede a volte nell'opera, nella chiesa del Signore, a livello mondiale, sto parlando, immoralità, carnalità, menzogna, falsità, materialismo. Ci sono predicatori che non possono predicare senza soldi. Sapete voi questo? Ho sentito delle testimonianze. Vogliono soldi per predicare, questi uomini. Come diceva un predicatore, sono figli del diavolo, non vengono da Dio, perché noi predichiamo per la gloria di Dio, non per soldi, non per fama, non per denaro, non per il successo, non per gli applausi. Oggi molti predicano per gli applausi. Oh, alleluia! Noi predichiamo per la gloria del Signore. Alleluia! Noi predichiamo per salvare le anime, per benedire i fratelli, le sorelle. E se a volte predichiamo una parola che sembra dura, è per benedire la vita di quelli che ascoltano. È per dare forza, per liberare nel nome di Gesù, che la parola di Dio spezza le catene. Gloria a Dio, la parola di Dio libera, è verità. Sembra dura, ma è più dolce del miele. Oh, alleluia, questa parola è più dolce del miele. Ti dà gioia, ti dà serenità, ti guarisce, ti libera, ti riempie, ti fortifica. Questa parola è meravigliosa. Alleluia, ed è un privilegio, un onore. Oh, gloria a Dio, una gioia poterla predicare. Amen. Di buon animo, con sincerità, con umiltà, ma con la potenza che viene da Dio. Alleluia, oggi purtroppo molti chiedono tante cose per predicare. L'altro giorno ho sentito un predicatore, un servo di Dio che diceva, oggi ci sono molti predicatori che se tu li chiami a predicare dicono, in quale hotel mi ospiterete? Cosa mi darete da mangiare? Quale sarà la mia parte? E se non c'è un hotel di 4 stelle non vengono, vogliono soldi. Vogliono guadagnare il loro interesse, ma queste cose sono scritte nella Bibbia.
E questa è l'apostasia, che prendono il Vangelo come una fonte di guadagno. Fratelli, noi dobbiamo mantenerci con l'aiuto del Signore puri, amen, nell'umiltà, nella fede, nell'amore per Dio, nell'amore anche per i fratelli, per le sorelle, vivere nel perdono, togliere qualunque invidia, qualunque gelosia. Oh, gloria a Dio. Perché a volte noi pensiamo che il peccato sia, non so, quei grandi peccati, che sono, purtroppo sono reali, sono cose reali. L'adulterio, l'omicidio, rubare, fare cose di questo tipo, quello è peccato. Ma anche se tu hai una gelosia verso un tuo fratello, è peccato. Io do un esempio: se io avessi gelosia che Agostino c'ha una bella macchina, sto già peccando. È vero. Se io c'ho una gelosia di un fratello che c'ha una bella giacca addosso, sto già peccando. Perciò noi dobbiamo stare attenti anche a queste piccole cose, dire: Padre, purifica il mio cuore, purifica il mio cuore, Signore, purifica il mio cuore, fammi avere amore per i fratelli, per le sorelle, liberami dall'apostasia, dalla confusione, dalla malvagità, proteggi il mio cuore, che sia un cuore puro. Allora noi potremo crescere, amen, come Samuele cresceva. Samuele, anche se intorno a lui c'era il peccato, la depravazione, i figli di Eli erano terribili. Addirittura dice la scrittura che questi uomini perversi, i figli di Eli, si coricavano con le donne che servivano Dio nel tempio, commettevano adulterio, fornicazione, impurità, peccati sessuali con le donne che venivano nel tempio di Dio. Guardate che uomini che erano, eppure avevano l'abito di sacerdoti, avevano l'abito di essere servi di Dio, di essere ministri di Dio. E queste cose stanno succedendo oggi. Fratelli, dobbiamo vegliare. Vegliare, perché Gesù ha detto, io parlo per me, prima di tutto, e questa parola vale per me e vale anche per voi. Se io guardo una donna per desiderarla nel mio cuore, ho già commesso adulterio con lei. Se tu, sorella, guardi un uomo e lo desideri nel tuo cuore, hai già commesso peccato, adulterio. E noi dobbiamo proteggerci da queste cose. Amen? Noi dobbiamo, alleluia, rifiutare queste cose. Cacciare via questi pensieri malvagi, diabolici, che vogliono colpire la Chiesa del Signore. Ed è triste quando noi sentiamo queste notizie di uomini di Dio che cadono nell'adulterio con altre donne, con questi peccati che ci sono in questi ultimi tempi. E questi sono avvertimenti che noi dobbiamo vegliare. Amen? Dobbiamo vegliare. La parola di Dio dice: chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Amen? Questo vuol dire tu devi vivere sempre in allerta. Amen? In vigilanza, in contatto con Dio. Devi rifugiarti in Dio, perché con le tue forze non puoi fare nulla. Non possiamo fare nulla, ma dobbiamo stare sempre attaccati a Lui, così, aggrapparci a Lui, come Samuele cresceva, anche se intorno c'era peccato, fornicazione, adulterio, rubavano dalle offerte, i sacerdoti rubavano dalle offerte, erano ladri, adulteri, eppure dicevano di servire Dio. Ma Samuele, in mezzo a quella confusione, Samuele cresceva. Alleluia! La vera Chiesa deve crescere. Amen. Gloria a Dio. Amen. Alleluia! I veri figli di Dio devono crescere. Amen. Crescere nella vita spirituale. Amen. Crescere all'immagine di Gesù Cristo. Crescere nella santità. Crescere, alleluia, nella fede. Crescere nella preghiera. Devono, alleluia, essere ripieni della presenza di Dio per crescere. Amen. Samuele intanto cresceva. Perché cresceva Samuele? Perché l'Eterno era con lui. Amen. Ti voglio dire, al di là di tutte le prove, di tutte le difficoltà,
Il Signore è con te. Amen. Il Signore è con te e tu crescerai. Crescerai fino a entrare nel suo regno. Amen. Tu crescerai. Tu crescerai. Ma sii attento. Amen. Stai attaccato al Signore. Devi essere vigilante. Devi vivere in contatto con Gesù Cristo. E tutto il male, qualsiasi male, qualsiasi tentazione, malvagità, menzogna, rifiutala dalla tua vita. Amen. Come tanta spazzatura, cacciala lo. La spazzatura tu non la tieni in casa tua. Dentro il tuo appartamento, quando ci sono sacchetti di spazzatura, noi li cacciamo fuori, li togliamo. Così i brutti pensieri, amen? Così i desideri, le tentazioni, la malvagia, le dobbiamo togliere come spazzatura per crescere, amen? Perché il Signore è con noi. Il Signore è con noi. Amen. Gloria a Dio. E l'Eterno dice: non lasciò cadere a terra nessuna delle sue parole. Tutte le parole di Dio si compiranno nella tua vita. Amen. E Dio si servirà, io credo, di te potentemente. Tu sarai una donna che parlerà la parola di Dio. Amen. E si realizzerà. Perché il Signore è con te, sorella. Amen. Fratello, alleluia. Il Signore è con noi. Amen. Perciò fortifichiamoci in Lui. Amen. Purifichiamoci nella sua presenza. Chiediamo a Lui di rinnovarci continuamente. Chiediamo allo Spirito Santo di riempire la nostra vita. Pregalo in questo momento ancora. Alleluia. Alleluia. Pregalo, prendi forza nel nome di Gesù, per mezzo di questa parola. Dì, Signore, io voglio essere come Samuele, un uomo puro, un uomo benedetto da te, che cresce, Signore, nella tua presenza. Voglio essere una donna spirituale. Diglielo al Signore col tuo cuore. Alleluia. Diglielo, Signore, io voglio essere consacrato a te. Signore, io non voglio seguire, Signore, la corrente di questo mondo. Non voglio seguire le cattive compagnie. Samuele si trovava nel tempio, ma lui non seguiva le cattive compagnie. Lui seguiva il Signore. Seguiva la voce del Signore. Amen. Amen. Possiamo cantare quel canto? Guidami, Spirito Santo. Lo puoi mettere, fratello? Guidami, Spirito Santo. Pregate intanto. Amen. Rinnovami, cambia il mio cuore. Diglielo allo Spirito Santo. Guidami, Spirito Santo. Io di te ho un gran bisogno. Senza te non posso star. Senza te non vivo più. Nel mio cuore, alleluia, ho bisogno di te. Vieni e prendimi per mano. Alleluia, senza te non posso star. Senza te non vivo più. Nel mio cuore ho bisogno di te. Vieni e prendimi per mano. Alleluia. Parla con lui, parla con Dio questa sera. Come ha fatto Anna. Oh, alleluia. Per vedere la nascita di Samuele, Anna si umiliò. Anna pregò. Anna decise di cambiare la sua condizione. E se tu vuoi vedere una trasformazione, vuoi vedere un miracolo nella tua vita, vuoi vedere veramente la tua vita crescere, devi pregare come Anna. Devi umiliarti come Anna. Lascia tutto ai suoi piedi. Pregalo in questo momento. Lui ti ascolta, lui ci ascolta, lui è qui. Alleluia. Il Dio onnipotente è qui. Alleluia. Alleluia, abbi fede in Lui, alleluia, 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 gloria a te, Signore.
Alleluia! 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 Signore, purificaci! Alleluia! Facci vedere il frutto, Signore! Il cambiamento, Signore! Oh, vogliamo vedere la crescita, Signore! Alleluia! Signore, ti preghiamo, Signore! Come Anna pregò, ti invochiamo, ti supplichiamo, Padre! Fai un'opera nuova, Signore! Fai un'opera grande, Signore! Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Come cambiasti la vita di Anna, gli hai dato un figlio, così cambia, Signore, la situazione oggi, Signore. Cambia, Signore, cambia i cuori, Signore. Alleluia, alleluia. Invocalo, invocalo nel nome di Gesù. Parla con lui e ricevi da parte di Dio, ricevi la benedizione da parte di Dio, ricevi le forze da parte di Dio, con fede nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Lui è pronto a cambiare la tua vita, alleluia, a farti essere una donna spirituale, un uomo spirituale. Lui è pronto a trasformarci, alleluia, nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia. Pregalo con fede questa sera. Pregalo nel nome di Gesù. Fortificati in Lui. Alleluia. 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 Allontana ogni pensiero che non ti appartiene. Alleluia. 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 Su di noi con la sua gioia. Alleluia. Solo lui può soddisfare il nostro cuore. Alleluia. Sanare. Gloria a te, Signore. Alleluia. Sì, Signore, alleluia. E Spirito Santo. Gloria a te. Vieni su di me. Alleluia. Nel nome di Gesù, Signore, riempi di cuore, riempi di cuore, Signore, per la tua gloria, riempi ogni anima, Signore, ogni vita. Oh, tu mi puoi saziare, mi dai forza per vivere, diglielo, dammi forza per vivere, Signore, sanami, Signore, liberami, Signore. Alleluia, riempimi col tuo spirito. Alleluia, alleluia. Dio Santo, umiliati nella sua presenza, umiliati ai suoi piedi. Prendi forza, prendi forza nel nome di Gesù. Alleluia. Shut.
Alleluia. Nome di Gesù. Sana la chiva da sé. Alleluia. Gloria a te, sì, Signore. Alleluia. Spirito Santo. Sì, Signore, soffia, rinnova, rigenera, Signore. Vogliamo vedere i frutti spirituali delle nuove nascite, delle conversioni, Signore. Salva, spezza le catene. Alleluia, tu sei il Dio onnipotente. Signore, gloria a te. Alleluia, cambia le famiglie, cambia i nostri figli, i nostri parenti. Salva, Signore, restaura, Signore, metti amore, pace, perdono, unità. Alleluia, facci essere umili, Signore, umili per la tua gloria. Alleluia, che ogni cuore si concentri verso te. Alleluia, che ogni cuore si concentri verso di te, Signore, per la tua gloria, Padre. Alleluia.